tornati. Anche oggi facciamo una diretta e parliamo di un argomento molto interessante che è la menopausa. Bentornati, ci ritroviamo in questo salotto virtuale. Insieme parleremo di un argomento che tendenzialmente è molto femminile, la menopausa con tutti i sintomi che ne può comportare, però è un argomento interessante anche per gli uomini. Facciamo un esempio, per esempio mi rivolgo all'uomo. Avete presente quando la donna si spoglia velocemente, tutta rossa e vi guarda con questi occhi spiritati? Sono le vampate di calore. Se volete seguire questa diretta anche voi uomini, conoscerete meglio le vostre compagne, le vostre donne, le vostre amiche e capirete un po' che cosa vivono, cosa succede, sotto tanti punti di vista, e volendo le potete anche aiutare. Bene, io mi sono preparata oggi un infuso di salvia. Sapete che in questo periodo in cui abbiamo poca possibilità di uscire e di arricchire i nostri stipetti di erbe pertisane e decotti, cerchiamo di utilizzare quello che tendenzialmente abbiamo in casa o abbiamo sul balcone o possiamo trovare più facilmente nel giardino del vicino. Sto scherzando, però possiamo trovare più facilmente, quindi ho deciso di usare la salvia, anche perché la salvia è un'erba che sostiene in caso di vampate, di calore, ma ve ne parlerò più tardi. Intanto cominciamo a sorseggiare la nostra tisana. Scrivetemi che tisana avete scelto oggi. A me piace molto la tisana di salvia e la salvia è un'erba che uso spesso quando cucino. Bene, allora possiamo cominciare a parlare in modo un po' più approfondito della menopausa. La menopausa che cos'è? Anzitutto è un momento della vita che arriva per tutte le donne in età variabile. C'è chi raggiunge questo stato di menopausa dai 45 ai 55 anni più o meno ed è considerato per la donna un nuovo inizio. Di nuovi inizi nella vita ne abbiamo avuti tantissimi, provate a pensare. Vedo le mie figlie, un nuovo inizio quando iniziano a fare le scuole elementari, un nuovo inizio quando iniziano a fare le scuole medie, saranno le scuole superiori, quando avranno il primo ragazzo, quando avranno un esame, è sempre un nuovo inizio. Chi trasloca, un nuovo compagno, sempre un nuovo inizio. Ma perché la menopausa tantissime donne la vivono male o hanno sintomi anche impegnativi? Purtroppo la menopausa è associata a all'idea dell'invecchiamento. Ma perché l'invecchiamento viene vissuto così male? Adesso questa società ci propone tantissimo l'idea del senza rughe, pelle liscia. Dobbiamo rimanere giovani, ventenni, fino ai nostri 60-70 anni. Ma benché noi sappiamo che questa è un'idiozia ed è anche un insulto nei confronti della donna, eppure tantissime ci cascano nel cominciare a sentire gli anni che passano e oddio, comincio a diventare vecchia. Io non so voi, ma io non voglio essere immortale, ma io non ho interesse a vivere 150 anni su questo pianeta. Io voglio vivere quel che vivo e lo voglio vivere bene e non voglio neanche nascondere gli anni che passano. Non ho mai fatto molto caso alle rughe, provate a pensare. Avevo 20 anni e una mia cara amica si avvicina e mi dice: oddio Sili, hai le zampe di gallina. Io guardo, oddio, cosa sono le zampe di gallina? Dove ce le ho? Ed erano semplicemente queste rughe d'espressione che sono ai lati degli occhi. E lì ho cominciato a capire che qualcosa non andava. Che problemi hanno le zampe di gallina? Che problemi hanno le rughe sul nostro viso? Che problema c'è se a una certa età non siamo più fertili? La natura e il nostro corpo sono molto intelligenti e pensano che da una certa età in poi non è più il nostro momento di fare figli, di donare, ma è il nostro momento di trasformare, è il nostro momento di occuparci del nostro raccolto, non ancora di occuparci di un bambino che sta crescendo. E non è una cosa sbagliata, perché ogni cosa ha un'età giusta. E io non mi sento di criticare chi ha bambini in età più avanzata, anche perché io ho una bambina di quasi 6 anni, ho 42, quasi 43 anni, quindi anch'io non l'ho avuta a 20 anni un figlio, però penso che le energie a nostra disposizione siano diverse rispetto a quando siamo più giovani.
Allora, proviamo ad entrarci nella menopausa e cercare di comprenderla meglio. Abbiamo detto che più o meno arriva dai 45 ai 55 anni. Abbiamo detto che è un nuovo inizio e che il problema è che la vita, da questo punto di vista, ce la roviniamo noi donne, che abbiamo delle pretese, delle aspettative nei nostri confronti altissime. E siamo anche molto particolari se ci pensate. Una mattina ci svegliamo, stamattina mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio, la mia faccia e ho detto, oh mio Dio, ho fatto un giro in lavatrice stanotte. Ma è la stessa faccia che c'era 3 giorni fa e che invece mi piaceva. Quindi siamo noi donne che ci complichiamo la vita, non solo che abbiamo paura del capello bianco, che abbiamo paura. In realtà gli uomini ci vedono in modo diverso e io spero, ad una certa età, che non cerchiamo più di avere degli uomini che ci sono vicino per quanto ci possono trovare belle, ma che c'è tanto altro, lo comprendiamo con il passare del tempo, perché aumenta, può aumentare anche uno stato di comprensione e di saggezza in noi, che non è soltanto ciò che io mostro all'esterno, ma ciò che io ho conquistato all'interno che fa la differenza. Dovremmo concentrarci su questo. Questo è un momento meraviglioso della menopausa. Ma torniamo alla parte un po' più tecnica. Cosa succede in menopausa? Circa abbiamo il nostro ciclo fertile che inizia dal primo ciclo mestruale e piano piano termina, perché da quando siamo nella pancia della mamma, all'interno delle nostre ovaie, si formano una quantità determinata di follicoli, che poi sono quelli che vengono piano piano, si producono come ovociti e poi piano piano producono meno uno stato di gravidanza. Ogni mese abbiamo il nostro ciclo mestruale. Cosa succede? Che quando questi follicoli vanno piano piano a terminare, abbiamo un abbassamento della produzione ormonale che ci serve per la fertilità. Cosa intendo con abbassamento del sistema, degli ormoni prodotti? Per esempio parlo degli estrogeni. Gli estrogeni sono degli ormoni prodotti dalle ovaie. Quale funzione hanno? E sicuramente intervengono nello sviluppo dell'apparato genitale, permettono la fecondazione, permettono la gravidanza, gli estrogeni, e intervengono nella regolazione del ciclo mestruale e mantengono il trofismo osseo, ossia si occupano di mantenere solide le ossa e quindi una matrice ossea più fitta. Infatti è per questo che in menopausa si dice che si può essere più soggetti a quello che è una situazione di osteoporosi, ma poi vedremo come fare. Non solo, abbiamo anche una discesa della produzione di androgeni. Gli androgeni sono degli ormoni, sempre anch'essi sintetizzati all'interno delle ovaie, ma anche dalle ghiandole surrenali. Sono principalmente ormoni maschili, ma non solo, e servono per stimolare il desiderio sessuale, per avere un orgasmo più intenso. Ed è per questo che con l'abbassamento della produzione di androgeni, tante donne hanno un abbassamento dello stimolo sessuale. Con la menopausa. Poi abbiamo l'inibina B che serve, se prodotta dall'ovaio, stimola la maturazione dei follicoli ovarici e poi abbiamo invece l'ormone antimulleriano che è sempre prodotto dall'ovaio e quello è indice, la sua presenza più o meno intensa nel sangue quando vengono fatte le analisi, è indice questo invece dello stato di fertilità. Bene, abbiamo una discesa di questi ormoni. Ed è anche abbastanza normale nel momento in cui il nostro corpo, la nostra macchina ha un'usura tale da poter dedicarsi ad altro anziché donare ancora vita, possiamo accettare anche che possano esserci alcuni sintomi, a volte intensi e a volte no. Tante donne entrano in uno stato di menopausa che viene dichiarato dopo un anno di assenza di ciclo mestruale, quindi di amenorrea, un anno fisso, allora si può dichiarare uno stato di menopausa, che lo dichiara il ginecologo, quindi attraverso una visita ginecologica può essere o meno dichiarata. Ma quali sono i sintomi che posso vivere? Un secondo, mi è caduto il mio rametto di salvia. Rieccomi qua, sono ricomparsa. Allora, quali possono essere i sintomi? Possono esserci palpitazioni, insonnia notturna, sudorazione notturna, potrebbe esserci le famose vampate di calore, possiamo aumentare il peso del nostro corpo. Ci sono persone che vanno incontro anche a uno stato di osteoporosi, quindi la matrice ossea diventa più fragile. Detto questo, e voi sapete che da un punto di vista naturopatico, anche come filosofia che divulghiamo e insegniamo come Lume, scuola di naturopatia, è prima di tutto cerchiamo di capire
cosa possiamo togliere, cosa ci danneggia in un processo fisiologico come la menopausa? Cosa ci può danneggiare? Anzitutto la sedentarietà. Quindi 30 minuti almeno ogni giorno di camminata o di corsa ci aiuta, uno per il trofismo osseo e quindi ci sostiene e previene quello che può essere l'osteoporosi. Non soltanto, l'attività fisica aiuta la termoregolazione rispetto alla presenza o meno di vampate di calore. Non solo, noi possiamo anche vivere in modo differente la menopausa attraverso attività di respirazione. Respirazione addominale, respirazione rilassante, anche attraverso la meditazione. Quasi ogni volta quando faccio le dirette parlo di meditazione, perché per chi non la conosce è una grande scoperta, vi può cambiare la vita e migliorare la qualità della vostra salute e anche il modo di vivere il vostro quotidiano. Quindi 8:30, 14:30, 20:30, provate, sperimentate la meditazione assistita di Davide Pirò, la trovate sulla sua pagina Facebook. Non solo, cos'altro possiamo fare? Un'esposizione di almeno 20 minuti al giorno alla luce del sole, il più possibile scoperte, almeno braccia e gambe, ci aiutano a produrre la vitamina D che serve per il tessuto osseo. E quindi, visto che gli estrogeni vanno a calare, noi possiamo integrare in modo normale, naturale e fisiologico quello che può piano piano diminuire. Poi dobbiamo assolutamente evitare il fumo, dovrebbe essere evitato, e l'abuso di alcol e caffè. Ma perché? Perché il tabacco legato al fumo tende a distruggere gli estrogeni, quindi anche se ne integrate anche con l'alimentazione, per esempio, non vi aiuta. L'alcol e il caffè tende addirittura, oltre che il fumo, a decalcificare la matrice ossea, la struttura ossea. Questo non è di sostegno. In questo momento, men che meno. Cosa importante che possiamo fare è l'alimentazione. Mi sono fatta un po' di domande, da tempo mi faccio un po' di domande che possono sembrare stupide e magari per chi è molto più esperto del settore, i ginecologi possono essere un po' perplessi da questa mia domanda, ma mi sono chiesta se fisiologicamente il nostro corpo abbassa la produzione di ormoni, perché è il suo momento, perché è predisposto per questo, e se fisiologicamente anche gli estrogeni diminuiscono. Perché devo utilizzare degli integratori anche naturali, al di là dell'alimentazione che la trovo più normale, ma degli integratori naturali, se il mio corpo è stato predisposto perché ci fosse questo calo di estrogeni? Non ho una risposta e non posso dire che questa domanda sia particolarmente forse intelligente, però è una domanda che mi è rimasta e prima o poi quando troverò la mia risposta che mi quadra, ve la comunicherò. Come possiamo fare allora per integrare in modo sano e normale? Possiamo utilizzare gli alimenti che contengono principalmente fitoestrogeni. Sto parlando della soia, sto parlando dei legumi, fave, ceci, fagioli, piselli, sto parlando dei semi, i semi di lino, importantissimi, di girasole, semi di zucca, le cipolle. Ci sono degli alimenti che naturalmente contengono fitoestrogeni e possiamo integrarli senza bisogno di prendere dei complessi esterni. Nel momento in cui invece, per esempio, il vostro ginecologo determina il fatto che è necessario l'utilizzo della pillola sostitutiva o comunque di un'integrazione ormonale, è fondamentale che chiediate in modo molto chiaro quali sono i pro e i contro per poter decidere voi liberamente. Osservavo per esempio che ci sono diversi studi che mettono in dubbio gli effetti benefici o i disagi che producono l'assunzione di questa pillola, quindi fatevi sempre consigliare personalmente dal vostro ginecologo di riferimento. Non soltanto, quando vi rivolgete a un esperto, qualunque esso sia, naturopata, medico, chiunque, cercate di fare delle domande per capire, perché è fondamentale. Anche quando mi sono rivolta ad altre persone, ho sempre fatto tante domande, ho bisogno di capire, perché la responsabilità della mia salute in primis è mia e quindi ho il diritto di comprendere che cosa è utile e non è utile. Quindi tante volte io tempestavo di domande per cercare di fare in modo che la cosa mi tornasse e quando assumevo qualsiasi cosa dovessi in qualche modo assumere, potevo io essere felice di farlo ed essere convinta di quello che stavo facendo. Questo vale anche quando vi approcciate a un percorso naturopatico. È fondamentale che vi assumiate la vostra responsabilità. E quindi anche quando nello studio propongo qualsiasi tipo di rimedio o
compito, esercizio, cosa utile fare, è fondamentale che io debba spiegare, che l'altro debba capire. Fondamentale. Ok, chiusa questa parentesi. Allora, se vogliamo, dopo che abbiamo capito che è importante il sole, è importante il movimento, è importante la respirazione, la meditazione, rilassarsi, è importante evitare delle sostanze come fumo, alcol, eccesso di caffè e via dicendo, è importante l'alimentazione, adesso cerchiamo di capire se possiamo normalmente sostenere quelli che possono essere dei sintomi che producono disagio con ciò che la natura ci propone normalmente. Per esempio, allora, tisana di salvia che mi sono preparata. Per che cosa è utile? Per gestire le vampate di calore, quindi anche le caldane, e anche la sudorazione. In che modo? Prendete una tazza di acqua, la portate a ebollizione, spegnete 5 foglie, la lasciate in infusione per circa 15 minuti e poi potete bere. A me piace, sperimentatela, tanti di voi hanno a casa la salvia. Non solo, altra cosa che vi può molto aiutare e solitamente consigliata è la passiflora. La passiflora potete utilizzare sia in tintura madre, la potete utilizzare anche come tisana. Portate ebollizione più o meno una tazza di acqua, mettete un cucchiaino di foglie e fiori essiccati di passiflora e la lasciate in infusione circa 15 minuti. Perché cosa serve? Per la tachicardia, per le vampate, ansia, stress, irritabilità, depressioni che possono proprio essere in qualche modo legate alla menopausa. Altra cosa è la tisana di liquirizia. 2 grammi di radice di liquirizia, li lasciate in infusione circa 5-10 minuti, c'è chi li lascia in infusione anche mezz'ora, c'è chi fa anche il decotto con la radice di liquirizia, una tazza di acqua abbondante, un cucchiaino di radice di liquirizia, le porta a ebollizione circa 5 minuti, lo fa bollire, spegne, filtrate e poi, scusate, lo lasciate in infusione altri 10 minuti dopo l'ebollizione, filtrate e lo potete bere. Abbiamo il luppolo. Il luppolo, ci sono dei piccoli coni che voi potete utilizzare, circa diciamo 5 grammi di questi coni con 250 ml di acqua, lo mettete dentro quando l'acqua è bollente, lo lasciate in infusione circa 15 minuti, il luppolo. E a che cosa serve? È un equilibratore del sonno. Interagisce anche con quello che è il nostro sistema nervoso e quindi va a attenuare e a sostenere quelli che sono i sintomi legati alle caldane. Altra cosa è la cimifuga. La cimifuga è un'altra pianta, un'altra erba legata, che può essere utile per le vampate, per l'irritabilità, per la sudorazione, per la tachicardia, la cimifuga. Uguale, tazza di acqua bollente, mettete dentro circa un cucchiaino di cimifuga, 10-15 minuti di infusione, filtrate e bevete. Potete anche utilizzare l'olio essenziale, per esempio nella lampada per oli essenziali, che ho fatto vedere anche l'altra volta, che può essere sia con la candelina, ma può essere anche utilizzato quello tipo vaporizzatore. Potete utilizzarlo di notte. Cosa potete mettere dentro come olio essenziale? Potreste usare la salvia. Io di solito uso pochissime gocce perché sono molto concentrate, pochissime gocce di salvia, melissa potete usare, limone, il cipresso, pochissime gocce la notte. Ci tengo anche a concludere questo intervento sottolineando l'importanza che ha il nostro modo di vivere la situazione, ciò che arriva rispetto al nostro stato di salute. In tante situazioni che ho vissuto come naturopata all'interno di uno studio, ho visto persone fare dei cambi importanti, produrre delle guarigioni importanti, non tanto perché cosa potessero assumere di naturale, ma perché si modificava il modo di vivere la situazione che viveva magari da tanto tempo. Una persona con attacchi di panico, faccio un esempio, una persona con attacchi di panico, stati d'ansia, intestino bloccato, c'era un quadro abbastanza complesso. È stato forte partire dall'intestino perché il piede segnalava molto forte attraverso la riflessologia al punto riflesso dell'intestino e osservare che da tempo c'era una condizione bloccata che non aveva trasformato. Allora abbiamo fatto un lavoro che non abbiamo sostenuto l'intestino con l'alimentazione e con i semi di lino, è vero, ma il lavoro grosso che ha fatto è stato nel trasformare questa situazione, elaborarla
e ha sciolto quelli che sono stati i suoi attacchi di panico, attacchi d'ansia, problematiche intestinali, non ne ha più da tanto tempo. Ed è stato molto forte, questo è stato il mio primo trattamento che ho mai fatto nella mia vita come naturopata, è stato il primo e mi ha insegnato tantissimo, ha tracciato la rotta che volevo seguire rispetto al mio percorso personale e anche come operatrice. Bene, detto questo, donne, smettiamola di complicarci la vita, cerchiamo di vivere bene anche il momento della menopausa, facciamo festa. Sarebbe bello poter far festa quando c'è il primo ciclo e anche quando finisce il nostro ciclo mestruale. E quindi sono sempre dei momenti di passaggio. È che non siamo abituati a vivere i momenti di passaggio con gioia. Noi siamo sempre attaccati, oddio, che cosa sto perdendo? Difficilmente mi dico, oh, momento nuovo, chissà che cosa mi riserva di bello. Di solito dico, oh, il futuro, un po'. Adesso con quello che stiamo vivendo, ovviamente questo è il messaggio più passato, cosa ci aspetterà, che brutto mondo che vedremo adesso, cioè che pizza. Cerchiamo di coltivare una cosa diversa, cerchiamo di portare avanti una visione diversa rispetto a ciò che ci circonda, rispetto a noi stessi, perché siamo belle e meravigliose con e senza ciclo mestruale. Se poi fisiologicamente il nostro corpo detta dei ritmi, ascoltiamoli, perché ha un'intelligenza innata il nostro corpo che va ben oltre a quello che noi pensiamo. Del nostro corpo conosciamo ancora pochissimo rispetto a quel che siamo. E quindi, benedetta la menopausa. Milena che il venerdì sera teneva degli incontri legate a delle emozioni e tante volte faceva fare questo esercizio di saltare, urlare e dire sì, accolgo la vita, lo faceva fare agli studenti ed è molto bello. Dobbiamo imparare a farlo. Accogliete i momenti di passaggio, gioite, accogliete i momenti nuovi, gioite, accogliete la menopausa, gioite. Vi accorgerete che tanti sintomi si andranno a spegnere da soli. Bene, care donne e anche qualche uomo che ha capito che purtroppo quando la donna si spoglia di fretta e diventa rossa e guarda con occhi spiritati, non è legato a un desiderio particolare, ma a una caldana in arrivo. Mi spiace per voi, ma si vive anche questo, la delusione negli occhi dell'uomo. Devo dire, e voglio chiudere ricordandovi che in Lumen ieri c'è stato un evento bellissimo che vi consiglio di guardare se qualcuno non l'ha guardato. Sul canale YouTube di Lumen, che è il convegno che è stato fatto sull'antibiotico resistenza. L'ho guardato tutto, dall'inizio alla fine. È stato molto interessante l'intervento del dottor Giuseppe Miserotti, che ha parlato dell'antibiotico resistenza legato anche a dei fattori ambientali. Molto interessante la visione di Milena Simeoni, fondatrice di Lumen, non soltanto promotrice e ideatrice del progetto Salus, di cui viene menzionato, che viene ben descritto da Federico Palla all'interno del convegno. Poi è stato molto bello l'intervento di Alberto Donzelli, questo medico, anch'esso caro amico di Lumen, che ha parlato dell'antibiotico resistenza a 360 gradi e mi ha fatto molto riflettere. Quindi vi invito a guardarlo, a vederlo. Non solo vi invito alle meditazioni 3 volte al giorno con Davide Pirovano. Guardate pure i video che ci sono stati precedentemente, che abbiamo già fatto. Domani ci sarà Elena Soldi che farà un intervento sempre legato ad un alimento. Ve lo spiegherà bene, in lungo e in largo, come osservarlo, come cucinarlo e come gustarlo. Bene, se ti è piaciuto questo video e se l'hai reputato soprattutto interessante, condividilo affinché più persone possano avere delle indicazioni su come vivere in modo diverso alcune problematiche e alcuni sintomi. Benché io penso che la menopausa non sia un problema e non sia una patologia, però può portare questo momento con esso dei disagi. Ti saluto, ci vediamo oggi venerdì, ci vediamo domenica e parlerò delle problematiche mestruali, soprattutto dei dolori mestruali nello specifico. Buona giornata, buon proseguimento, buona tisana. Ciao!